Penso che più delle povere parole che riusciremo a dirci questa sera, che saranno sicuramente insufficienti, sia importante il fatto di essere qui insieme. È importante che Como, come è stato detto, città messaggera di pace, testimoni fisicamente la vicinanza e la solidarietà alle vittime delle stragi di venerdì sera. È importante trovarci qui insieme per ricordarci reciprocamente che l'obiettivo di queste stragi è quello di trascinare il mondo nella paura, nella rabbia, nella vendetta e nella violenza. E questo non riguarda solo una trappola tesa per gli stati, per chi ha la responsabilità della politica internazionale. Politica internazionale che ha mostrato... Che ha mostrato di non trovare risposte sufficienti a questo nuovo pericolo. Si ripercorrono da 20 anni scelte che, al di là delle valutazioni etiche e politiche che ciascuno di noi può avere, hanno dimostrato di essere fallimentari. Le guerre preventive o l'esportazione con le armi della democrazia ha dimostrato di non funzionare. Io non ho risposte, ma certamente chi ha la responsabilità della politica internazionale deve trovarne altre. Dicevo che però non interpella solo gli stati, interpella ciascuno di noi. Ciascuno di noi viene trascinato in questo vortice. Io non mi sento di dire che siamo qui stasera per dire che non abbiamo paura. Non mi sembra la cosa giusta. Io credo che abbiamo queste azioni destino in noi orrore e quindi paura. È giusto ammetterlo. Casomai siamo qui perché sappiamo che insieme possiamo superare questa paura.